Se è abissale il mistero del male, infinita è la realtà dell'amore che lo ha attraversato, portando luce nelle tenebre, vita nella morte, amore nell'odio. Il 20 marzo, Domenica delle Palme e della Passione del Signore, Papa Francesco ha benedetto gli ulivi presso l'obelisco di Piazza San Pietro, dove migliaia di persone, oltre 60.000, si sono radunate per partecipare alla Santa Messa. Entrando a Gerusalemme, ha spiegato il Pontefice, Gesù venne acclamato con un entusiasmo incontenibile, perché il Figlio di Dio è fonte della gioia vera, perché Egli ci salva dai lacci del peccato, della morte, della paura e della tristezza. Ma proprio quell'evento, che non fu un ingresso trionfale o mediante potenti miracoli, ci introduce all'umiliazione che sperimenta Gesù, un abisso che sembra non avere fondo. Nel corso della Settimana Santa egli verrà tradito, abbandonato, umiliato, sperimentando l'infamia e la condanna iniqua delle autorità religiose e politiche. Patirà nel corpo violenze atroci e si vedrà negata ogni giustizia fino alla morte in croce, quella più dolorosa e infamante, riservata ai traditori, agli schiavi e ai peggiori criminali. Gesù prova sulla sua pelle anche l'indifferenza, perché nessuno vuole assumersi la responsabilità del suo destino. E penso a tanta gente, a tanti emarginati, a tanti profughi, a tanti rifugiati. Che dico loro, tanti non vogliono assumersi la responsabilità del loro destino. Il Figlio di Dio, salvezza dell'umanità, ha chiarito il Pontefice nel corso dell'omelia, non solo svuotò e umiliò se stesso, ma sperimentò anche il misterioso abbandono del Padre, affidandosi comunque al suo volere. Ogni parola, ogni gesto della vita di Gesù ci rimandano a quella che dovrebbe essere la condotta di ogni cristiano in un mondo tanto distante dal modo di agire di Dio, in un mondo dove si fatica persino a dimenticarsi un po' di se stessi. Citando uno dei gesti di amore di Gesù, la lavanda dei piedi, Papa Bergoglio ha poi invitato tutti a contemplare il crocifisso, che è la cattedra di Dio, per imparare l'amore umile, per rinunciare all'egoismo, alla ricerca del potere e della fama, e a seguire l'esempio di Cristo, la via del servizio, del dono, della dimenticanza di sé. Ci ha mostrato con l'esempio che noi abbiamo bisogno di essere raggiunti dal suo amore, che si china su di noi. Non possiamo farne a meno. Non possiamo amare senza farci prima amare da Lui, senza sperimentare la sua sorprendente tenerezza e senza accettare che l'amore vero consiste nel servizio concreto. Alla fine della celebrazione, Papa Francesco ha guidato la recita dell'Angelus, rivolgendo il proprio pensiero alla prossima Giornata Mondiale della Gioventù, a luglio a Cracovia, sul tema «Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia». Il mio saluto speciale va ai giovani qui presenti. E si estende a tutti i giovani del mondo. Spero che potrete venire numerosi a Cracovia, patria di San Giovanni Paolo II, iniziatore delle Giornate Mondiali della Gioventù. Alla sua intercessione affidiamo gli ultimi mesi di preparazione di questo pellegrinaggio che, nel quadro dell'Anno Santo della Misericordia, sarà il giubileo dei giovani a livello della Chiesa universale.